Eccoci, ciao, bentornati sul canale YouTube dell'Associazione Culturale Maggiolina. È martedì 17 aprile, sono le 21:30 e questa è la seconda delle nostre live del martedì sera. Questa sera parleremo di email, ma di un'email speciale, un'email temporanea si chiama. In pratica cosa succede? Succede che quando tu devi usufruire di un servizio internet, spesso ti devi iscrivere a quel servizio e nella maggior parte delle volte non c'è niente di strano, non c'è niente di male, va bene. Ma sei preoccupato perché magari temi che quel servizio poi ti inondi di email, di spam, di messaggi pubblicitari di cui faresti volentieri a meno. A volte purtroppo capita. Intanto ringrazio Roberta per l'uso della super chat, grazie infinite Roberta, per noi è importantissimo. Quindi tu dici, magari mi iscrivo a questo servizio che poi tutto sommato non mi piace più di tanto e dopo non lo uso più, ma mi ritrovo un mare di posta elettronica. Grazie Augusto per la super chat, grazie infinite. Quindi sarebbe bene riuscire ad iscriversi senza fornire la propria email principale, senza, perché ormai dopo è tardi. Se io dopo l'ho data e quello è un servizio che è fatto apposta per mandare un sacco di messaggi, non riesco più a venirne fuori. Quindi io vorrei registrarmi, provarlo. Se poi vedo che è un servizio che mi piace, che va bene, tutto quanto, sono disposto anche a fornirti la mia email, non c'è niente di male in questo. Però non voglio rischiare. Quindi esistono dei servizi gratuiti di email temporanee. Tu puoi avere temporaneamente un messaggio email che ti permetterà di ricevere il messaggio che loro ti mandano per confermare la registrazione, quindi tu ricevi il messaggio, confermi la registrazione e dopodiché quella email temporanea scade, sparisce e quindi tutto quello che riceverà va perduto, non esisterà più proprio quel messaggio e quindi è comodo. Grazie Gilberto, grazie infinite per l'uso della super chat. Ok, allora adesso proviamo un po' di questi servizi. Ce ne sono tanti, devo dire. Io ho letto un po' di recensioni in giro, in passato ho usato qualcosa, era tanto che non tornavo su questo argomento e ne ho scovati due che sembrano interessanti, senza nulla togliere a tutti gli altri, perché secondo me funzionano più o meno tutti. Io quando ne ho avuto bisogno, poche volte in realtà, però li ho sempre trovati tutti efficienti. Allora andiamo su il nostro Google Chrome, quindi apro il mio browser internet e qui se c'è qualcuno pronto a mandare qualche email può esserci d'aiuto. Allora, due servizi vorrei provare ad utilizzare questa sera. Uno si chiama Guerrilla Mail, lo scrivo e così ci accediamo. Guerrilla Mail, eccolo qua. E ora mi troverà l'indirizzo internet, eccolo qua, Guerrilla Mail. Provo a zoomare un pochino in modo da aiutare chi come me vede un po' poco. Ok, non voglio esagerare perché poi sfalsiamo le cose che possiamo vedere. Bene, accedo a questo Guerrilla Mail. Per il fatto che io ho fatto l'accesso, ho già un indirizzo email. Noto che si può usare anche in Google Play, quindi vuol dire che potete usarlo anche col telefonino. Magari un'altra volta faremo una prova anche con i nostri telefonini. Per adesso lo usiamo col computer. Si accede a questo servizio senza registrarsi, perché se dovessi anche registrarmi anche questo non è più finita questa cosa qui. E qui c'è scritto Guerrilla Mail, indirizzo email temporaneo disponibile. Benissimo. E qua ci sono scritte quanta gente ha l'indirizzo, eccetera, eccetera. Allora, dato che io sono entrato in questo momento, mi hanno dato questo indirizzo, dnrupine@schlecklasers.com. E certo,
Non è dei più comodi da pronunciare, da sapere, però insomma non c'è male. Allora, intanto, questo dopo la chiocciola, il dominio, quello al quale viene mandato l'indirizzo, può essere cambiato. Ce ne sono alcuni disponibili, eccoli qua. Può essere grr.la, per esempio, già un po' più facile da dirle. Quindi dnrupine chiocciola grr.la. Ok, allora intanto scelgo un grr.la perché mi sembra un po' più facile da dirsi, ma mi piacerebbe, grazie infinite Maria per l'utilizzo della Super Chat, grazie mille, molto generosa la tua offerta. Mi piacerebbe cambiare anche questo nome qui. Allora, DNR Rupan, se io ci clicco sopra, qui posso cambiare e scrivere un altro indirizzo. Devo farlo un po' strano perché non deve esserci un altro che lo fa in questo momento, perché altrimenti poi si accavallano, non va bene, quindi deve essere un po' strano. Cosa ci mettiamo? Allora, ci voglio mettere beh, as maggiolina, tutto minuscolo intanto, as maggiolina, facciamo as, che non voglio neanche farlo troppo lungo, maggio, facciamo as M 2018, quindi e dico regola. Quindi attualmente il mio indirizzo temporaneo è as M2018 chiocciola grr.la. Se qualcuno vuole provare a mandare un'email, dovremmo riceverla qua. Per cui ci basta semplicemente aspettare, oppure chiaramente anch'io posso mandarmi un'email con un'altra casella di posta elettronica. La particolarità bella di questa casella email è che si possono anche inviare messaggi con questo indirizzo, perché di solito le caselle di posta elettronica temporanee, gli indirizzi temporanei sono solo per ricevere, perché tu devi semplicemente ricevere e basta, non devi mandare messaggi a chi che sia. Qui si può anche mandare un messaggio e intanto che vediamo se qualcuno ci scrive, proviamo a mandare un messaggio. Vado su Scrivi e mando un messaggio all'email che ci interessa, che è pranzo chiocciola associazione maggiolina.it, che è quella che serve per andare per ricevere le informazioni sul pranzo che faremo il 10 di giugno. Oggetto richiesta informazioni. Ciao Aldo, perché è Aldo che poi risponderà al messaggio. Mi diresti qualcosa di più? Stavo guardando la chat e non capisco il messaggio che mi manda Mana. Punto di domanda. Ok, e mi firmo anche Daniele. E adesso da qualche parte c'è invia, perfetto. Non sono un robot, vuol dire non sono un programma automatico, sono una persona che ha predisposto questo messaggio e ho mandato il messaggio. Ora, dato che la casella alla quale ho scritto prevede una risposta automatica, in teoria dovrei ricevere la risposta. Eccolo qua, pranzo associazione Maggiolina, richiesta informazioni. Se ci clicco sopra vedo il messaggio e lo vedo qua. Ciao, quest'anno, e questo l'ho scritto io, ciao, anche quest'anno ci ritroviamo insieme per un pranzo in compagnia. Questa volta saremo nei pressi della bellissima Trevi, Perugia, domenica 10 giugno, eccetera, eccetera. Poi Aldo vi contatterà e vi dirà tutto quanto subito. E torno alla posta. Quindi ecco qua che intanto riceviamo altri messaggi. Aldo è stato il primo che mi ha risposto. Questo, ciao Daniele. Eccolo qua, ciao Daniele. Quindi questa è la mia email temporanea.
momentaneamente usata per andare avanti e indietro, mandare avanti e indietro messaggi senza fornire la mia vera email e senza quindi tornare a riempirmi di messaggi accidentalmente. E quindi ci siamo. Vediamo cosa dice Davide. Ti volevo chiedere, ma facendo un'email usa e getta, non rischi di favorire criminali, hacker o spammer? Allora, non so dirti, Davide, non sono io a fare questo servizio, semplicemente è un servizio che c'è, è gratuito, ce ne sono un sacco e quindi non so dirti questa cosa qui. Io credo che se tu ti azzardi comunque ad utilizzare uno di questi indirizzi a scopo illegale, arrivino a trovarti perché il tuo computer lascia un indirizzo IP, il tuo computer è collegato a un server di posta, un server di posta, ma soprattutto a un server internet, di un gestore, nel mio caso Tim, e quindi non si scappa tanto più in là. Se dovessi fare qualcosa di illegale in questo modo, non credo che utilizzerei questo sistema. Allora, Nico dice: ma se io chiudo il browser, la mail temporanea scompare, bisognerebbe leggere le varie informazioni. Intanto vedo che mi state mandando degli altri messaggi. Grazie per la ricezione. Vedete, potete vedere qua che funziona perché Giovanni mi ha scritto eccetera, eccetera. Anche altri, Aldo che risponde alla richiesta di informazioni. Andiamo a vedere cosa dice Aldo. Vabbè, mi dice ciao, ok, guardavo se aveva qualcosa da dire per tutti quanti, ma va bene così. Allora, so che per rispondere a Nico, se io voglio far sì che questa casella smetta di esistere, dico dimenticami. E a questo punto ho dimenticato la casella email che ora non funziona più. Posso cancellare tutti i messaggi se li vado a selezionare, ma di fatto non funziona più. Quindi non dovrei più ricevere messaggi. Chiudo il mio browser e ciao, cambio allora e cancella e non ho più niente dopo. Sto cancellando, ok. Vediamo poi leggendo le varie informazioni. C'è scritto un po' tutto. Quello che è utile leggere qui sono le FAQ, le domande più frequenti. Ad esempio, come posso vedere la cartella spam? Non esiste una cartella spam perché questa è un'email temporanea. Vedo che Tiziano dice: scusa Daniele, ma quanto tempo è valida l'email temporanea? E qui bisogna guardare perché ognuno ha le sue tempistiche. Qui dici: cos'è un indirizzo pseudonimo? Allora, da quando Guerrilla Mail non richiede la registrazione di un account, chiunque conosca l'ID dell'indirizzo può accedervi. Per questo è meglio usare un indirizzo casuale. Vabbè, e comunque eccetera eccetera. Ecco qua, gli indirizzi email scadono. La versione attuale conserva tutta la posta in arrivo per un'ora. Questo vuol dire che tutti gli indirizzi funzionano sempre, non scadono. Quando arriva un'email in Guerrilla Mail, aspetta in quarantena, pronta a essere scelta. Se un utente controlla la sua posta, Guerrilla Mail controllerà. Vabbè. Quando l'email è nella casella di posta, sarà data un'altra ora o finché l'utente non la cancellerà. Quindi noi adesso l'abbiamo cancellato e ciao. Le email che non sono mai state inviate a una casella di posta attiva saranno dichiarate abbandonate, probabilmente sono spam. La precedente versione di Guerrilla Mail faceva scadere l'indirizzo dopo un'ora e respingeva tutti quelli inattivi. E vabbè, quindi basta leggersi tutte le varie cose. Io qui avevo detto cancella, dimenticami, e quindi in teoria, ecco, adesso che ho cancellato i messaggi, faccio cancella, ecco, adesso che ho cancellato tutti i messaggi, ho detto cancella, non c'è più un'email temporanea con quel nome lì, quindi non è più possibile accedervi. Ok. E questa è una e può anche mandare l'email. E questo non è male. Mi stavo chiedendo se potesse, ecco, se si potesse ricevere. Ok, allora noi a questo punto, io mi immagino che uno dice: però la privacy, eccetera, eccetera. No, calma. Quando noi arriviamo ad utilizzare un servizio di questo genere,
lo utilizziamo al solo scopo di ricevere un messaggio da un servizio o da un servizio o una persona di cui non siamo totalmente sicuri. Un messaggio, non è che vogliamo usarla per ricevere, da dare a Tizio, Caio, che no. Devo iscrivermi a un social. Questo social mi dico, ah sì, ma però non so se mi piace o no, dopo magari continuano a mandarmi email e quindi non mi va. Mi iscrivo, fornisco un indirizzo email temporaneo, dopodiché vengo qui e accetto la registrazione. Fine dell'utilizzo di questa email. Quindi anche se vanno a leggermi le altre persone, tutto più io cancello il messaggio e sono a posto, non mi interessa più niente, non lo dico a nessun altro. Tutto quello che posso ricevere è solo pubblicità da parte magari di quel social. Se poi vorrò utilizzarlo, mi registrerò con un indirizzo email tradizionale, eccetera, eccetera. Quindi questa è solo una cosa veloce. Saluto Diego che si è collega con noi da poco. Ok, e questa era una. Ognuno di questi servizi, se io vado questa funziona anche sul cellulare, dicevamo, se io vado in Google e scrivo email temporanea, ce ne sono un sacco, eh? Eccolo qua, tutte email usa e getta gratuite. Guardate quante ce ne sono e uno si guarda attorno. Un altro servizio che desidero provare di email temporanea, che desidero provare questa sera, è questo. Allora, rispondo ancora a Davide. Però se tu ti registri ad un servizio e poi desideri cambiare la password ed utilizzare quell'indirizzo email, poi non riesci più a farla. Bisogna entrare nell'ottica dell'email temporanea. L'email temporanea serve solo per fare una prova. Ha un qualcosa a cui non sei neanche sicuro che ti interessi. Per cui, se ti registri a un servizio per prova ti registri così, va persa quella registrazione lì, va persa. Non vuoi, non ti fidi completamente, non sai se è tutto a posto, quindi fai una prova. Quindi, una registrazione di prova, non una ufficiale. Ad esempio, io vedete che sono presente sui social, sono su Twitter, sono su Facebook, sono su Instagram, presto sarò anche su qualche altro social, però prima, siccome anche se sono così su tutti i social per lavoro, un po' alla privacy ci tengo, per cui magari se un social mi dico non lo conosco, lo usano i miei colleghi, ma vediamo se mi piace o no, prima lo provo. Non col mio profilo ufficiale, perché se poi non mi piace mi trovo inguaiato, magari a non riuscire a togliermi e mi trovo un sacco di pubblicità. Quindi solo per una prova, per cui se poi non riesci più a accedere, se poi perdi la password, non ti interessa perché hai fatto una prova. Se ti piace, non fai altro che registrarti questa volta col tuo indirizzo ufficiale, eccetera, eccetera. Ok, e fino a qua ci siamo. Grazie Salvatore, grazie infinite per l'uso della super chat, importantissima, lo dico sempre per noi. Un altro indirizzo, abbiamo visto che ce ne sono tanti, ma un altro indirizzo che voglio provare questa sera, poi dopo diamo spazio alle vostre domande invece, è yopmail.com. Yopmail, scritto così, yopmail.com. Cos'ha di particolare questo servizio? Che dà delle email temporanee, ma che io ottengo l'indirizzo senza neanche accedere a questo servizio. Cioè, cosa vuol dire? Che prima io, per dirvi, mandatemi un'email a quello che era, ho detto insomma, quello che era, non mi ricordo, 2018, chiocciola, eccetera, ho dovuto andare sul sito del gestore di posta elettronica temporanea, ottenere un indirizzo. E poi ho potuto dirvi, facciamo, mandatemi il messaggio. Mentre invece adesso, se io voglio usare Yopmail, non devo neanche andare là. Mi sto registrando a un sito.
Questo a un certo punto mi chiede l'indirizzo email. Caspita, non mi aspettavo che mi chiedesse l'indirizzo email, lo chiede sempre, quindi non vedo perché non dovessi aspettarmi. Ma facciamo finta, ma no, non sapevo che serviva, adesso come facciamo? Non voglio dargli il mio, eh? Ma non ho neanche il tempo di andare altrove a trovarmi un indirizzo email temporaneo e ritornare qui. Passa troppo tempo, poi perdo la mia registrazione. Con yopmail.com me la posso inventare, mi invento un'email così, anche se non sono andato nel sito prima, me la invento cercando di inventarmela un po' fuori dal comune, perché sennò c'è qualcun altro anche che se ce n'è un'altra poi si accavallano, ma comunque non sarebbe un problema. Mi invento un'email così, poi se qualcuno mi scrive potrò andarla a vedere. Facciamo questo discorso. Allora, io vado e voglio scrivere un messaggio. Sì, voglio scrivere un messaggio. Sono loggato come Associazione Maggiolina. Allora, intanto inventiamoci un nome. Ci inventiamo un nome. Mi chiamo Mini. Sono senza fantasia, ragazzi. Mini Live 2018, mettiamoci sempre un numero perché aggiungiamo un po' di caratteri per far sì che sia utile. Mini Live 2018, questa è l'email che mi sono inventato sul momento. Quindi, se qualcuno di voi scrive a minilive@yopmail.com, la ingrandisco così lo vediamo meglio. Ecco qua, minilive@yopmail.com. Quando andremo su Yopmail dovremmo trovare i messaggi che nel frattempo voi avete mandato. Ok, in questo caso, dato che siamo qui ad aspettare, anch'io voglio mandare un messaggio là per fare una prova. minilive2018@yopmail.com. Torno a rimpicciolire perché ho bisogno di scrivere anch'io. Allora, sono qui con la mia casella di prova con Rubino Felino. Vado su Gmail e scriverò un messaggio. Qui intanto vedete che io ho ricevuto un sacco di messaggi. Proprio per evitare queste cose qui, io questa la uso di prova e dopo si riceve un sacco di messaggi. Chi sulla cartella personale danno fastidio, io ormai ne ho una storica che riceve 1 milione di messaggi al giorno, diventa quasi inutilizzabile. Ecco perché si può usare l'email temporanea. Vado su scrivi, allora mando a, abbiamo detto mini live 2018 @yopmail.com, oggetto, questa è una prova. Ok, qui cancelliamo la firma. Ciao, faccio una prova di funzionamento. Daniele. Ok, e lo invio. Fatto, ho mandato un messaggio. Benissimo, adesso torno su Google e voglio andare a vedere se riusciamo a ricevere queste email. Ecco, lo strano di questa cosa qui è che chiunque sa l'indirizzo può andare là e vedere il nostro messaggio. Quindi torniamo al discorso di privacy di tutti, perché che vedo arrivare nelle varie nella live. Questa non è una casella email, non ha l'uso della nostra casella email, la privacy, eccetera, eccetera, eccetera. Questa serve solo per fare una prova, usare così una tantum 5 minuti e poi ciao, mi dimentico che esiste. Allora, yopmail.com, vediamo come si fa ad andarci. Eccolo qui, ci clicco sopra. Bene, prima avevo fatto una prova con Ginetto 999. Allora, voglio andare, allora la nostra casella di posta, abbiamo detto questa pagina qui è uguale a tutti, la nostra è uguale per tutti, la nostra casella di posta era minilive2018
Non c'è bisogno che io scriva yopmail.com perché lo sanno già e lo fanno da solo. Controllo la posta, vediamo se è arrivato qualcosa. Sì, è arrivato qualcosa. È arrivato da Rubino Felino. Da Rubino Felino, guardo prima quella che dice: Ciao, faccio una prova di funzionamento. Poi la cancello con la mia X, email cancellata. Poi vediamo qualcun altro che dice. Clara, mi sembra, adesso non leggo bene perché è troppo piccolo per me, mi dice buonasera, ciao, buonasera, buonasera a te. Bon, vediamo, beh, va bene, anche per privacy va bene che non si veda troppo. Dai. Intanto stanno arrivando altri messaggi. Ciao Daniele da Lorenzo, ciao Lorenzo, intanto li cancello, vedete che funziona. Il bar dell'angelo, ciao, un saluto. A te e se è effettivamente un bar, a tutti i tuoi clienti, ho visto già la tua email in altre circostanze e mi ha fatto piacere questa cosa, Bar dell'Angelo. Un grande saluto. E poi c'è anche Aldo che dice: Ciao Daniele, questa arriva come spam, non so perché viene identificata come spam. Per cui siamo di nuovo qui, quindi ora non abbiamo nessun altro messaggio. Attualizzare dovrebbe significare un aggiornare se ci sono delle email e via. Se io voglio uscire, zero email, vediamo. Se io voglio uscire, come posso fare? Accoglimento donazioni. Email alias, questo. Il mio indirizzo email, usa e getta, vabbè, d'accordo. Basta, se io vado fuori, secondo me. Proviamo allora, provo a chiudere, a riaprire, vedere se ci sono le istruzioni che dica qualcosa. Yopmail.com, allora, www.yopmail.com. Qua mini live c'è ancora. Allora, qui cosa dice? Indirizzo email temporaneo. Tutte le possibilità esistono già. Nessuna password, nessuna registrazione. Messaggi conservati 8 giorni. Casella generata automaticamente. Ok, vado su controllare la posta e al momento c'è ancora. Se torno indietro, volevo. Cancellare, non si può buttare questo indirizzo, anche se in realtà gli indirizzi non è che lo crei e lo butti, perché tu te lo inventi in qualsiasi momento. Se io qui controllo la posta di un qualsiasi altro indirizzo, controlliamo Daniele, un indirizzo Daniele chiocciola yopmail.com. Controllare la posta, ecco. Questi sono tutti messaggi relativi a Daniele. Questi sono tutta gente che ha usato questa casella di posta elettronica temporanea e ha usato l'indirizzo Daniele. E sono quasi tutti pubblicitari. Io adesso non li voglio aprire per questioni di privacy di chi che sia, però sono tutti pubblicitari. Non sono neanche tanti in realtà. E basta, quindi persone che hanno abbandonato questo indirizzo e hanno fornito daniele@yopmail.com. Bene, direi di dare spazio alle vostre domande a questo punto su questo argomento, ma anche in generale su altro. Se ne avete su questo argomento, bene, però va bene su tutto. Allora lo scriviamo anche in chat, così velocizziamo le domande senza attendere un minuto. Allora, spazio, facciamo così, ora spazio alle vostre domande. So che ne avete fatte molte anche prima, a cui non ho risposto in precedenza. Vediamo intanto se c'è qualcosa di questa sera che non ho fatto in tempo a vedere. Domenico dice: Daniele, è possibile che ogni tanto si interrompe la trasmissione e parte un video YouTube sulla Terra? Ho preso un virus? Beh, dovrei vederlo, Domenico, però è abbastanza sospetto, questa cosa qui. E quindi potrebbe essere. Vediamo con altro cosa si dice.
Ecco, quando vabbè, si parlava prima, ad esempio, Davide che dice: ma se io mi registro su Netflix e poi dimentico l'email perché è temporanea, non ti registri su Netflix per un'email con un'email temporanea, perché comunque loro ti offrono una prova. Vabbè, che se ti dimentichi la password, pazienza, ti dimentichi anche la. Ti dimentichi anche di usare il servizio, non lo usi, anche se abbiamo visto che se utilizzi uno di questi due indirizzi email qua, basta che tu ti ricordi l'email, perché se tu ti ricordi l'email, se è di Yopmail, quella ci puoi andare nuovamente e utilizzarlo. Ok, vediamo un po', eh. Augusto dice qualche video su OBS, grazie. Ok, Augusto, me lo segno sul mio super foglio qua, così me ne ricordo. Mi fa piacere che ci sia interesse da parte tua. Vediamo Alessandro. Ora non possiamo parlare di OBS perché è un po' complicato da fare, lo devo fare in registrata, è per questo che magari tardo un po'. Allora, Alessandro dice: mi compare Windows Update, aggiornamento cumulativo per sistemi basati, ma dopo il riavvio mi avvisa che l'aggiornamento è fallito. Questo problema dura da mesi. Vuol dire, Alessandro, che qualcosa non va nell'hardware o con la compatibilità hardware del tuo computer. Io non me ne preoccuperei. Va già bene che si siano resi conto prima di applicarti l'aggiornamento che c'è qualcosa che non va e quindi che questo non venga applicato. E so che magari è una scocciatura perché trascaricalo, installalo, eccetera, ci vuole del tempo. Prima o poi, presumibilmente, si riuscirà a risolvere questo problema. Aldo dice: Daniele, come usare Zoom? Benissimo, anche quello però non posso mostrarlo in diretta perché la telecamera, i microfoni, eccetera, sono già utilizzati dal programma che sta trasmettendo e quindi questi due argomenti sono difficili tecnicamente da realizzare perché devono utilizzare entrambi telecamere, entrambi i microfoni, quindi si fa un po' fatica, però vedrò di farlo. Un altro dei nostri Carlo di questa sera dice: è possibile copiare le cartelle Gmail, posta, arrivo, inviata, eccetera? Copiarle dove? Perché generalmente non è una cosa, come si dice, molto facile da fare. Se copiarle nel computer non è molto facile da fare. Piuttosto, è utile usare questo software o un client di posta. Qui, adesso penso che si veda questo mail, l'abbiamo fatto recentemente. In un video dove tu puoi settare il tuo Gmail sul client di posta, su un client di posta, quindi su un programma di posta residente nel tuo computer, in modo che lui risucchi una copia delle tue email al suo interno e tu possa utilizzarle. Questa è una cosa che puoi fare. E scrivi Maggiolina client di posta su YouTube e vedrai che salta fuori questo video. Vediamo un po' cosa si dice. Tiziano dice: ciao Daniele, quando farai un nuovo video su Instagram sul telefonino Android? Presto, me lo devo scrivere a più in grande sulla mia lista perché, come dicevamo, penso non so se con te o con qualcun altro, Instagram è una cosa che voglio usare di più. Vi invito a iscrivervi a Instagram se ancora non l'avete fatto e a seguirmi su Instagram. Mi riprometto di mettere più foto, sto mettendo qualche foto in più e magari anche qualche foto personale, quindi che so, di un giro, di un luogo che visito, eccetera, e così per farvi più partecipi di quello che faccio anche nella vita quotidiana, se vi fa piacere. Devo dire che non sono uno che fotografa tutto, cioè quando vado mi godo il momento invece di fotografarlo. Però effettivamente anche la foto ha un suo perché, quindi cerco di sforzarmi per condividere un po' con voi. Ok, poi vediamo Piero Antonio dice: sono entrato nella chat live in ritardo e chiedo quindi di poter rivedere l'inizio, la diretta di questa sera. Ditemi come fare. Allora, non c'è nessun problema, Pier Antonio. Nei prossimi giorni, nei prossimi 3, 4, 5 giorni, io pubblicherò questa live
come tutte le altre, in registrata, quindi sarà visibile in alta risoluzione, per cui dovevo fare un lavoro prima per poterla pubblicare in alta risoluzione, quindi la potrai vedere. Se tu sei iscritto al canale e hai acceso la campanella, e quindi hai ricevuto di conseguenza l'email, da parte di YouTube che ti dice: guarda che Daniele sta iniziando una live adesso. Allora, all'interno di quella mail c'è nella copertina, cliccando sulla copertina, c'è la possibilità di cliccare subito e vedere il video istantaneamente. Adesso, quando lo avremo finito, dopo qualche minuto è subito disponibile senza aspettare che io arrivi a caricarlo. Per cui, se avete voglia, iscrivetevi al canale perché per me è importante e voi avete a disposizione subito i video. Piro, mi dice se conosco un determinato sito sui virus, e se lo consiglio. Non lo conosco e quindi non ti so dire niente in merito. Devo dire che io, mi regolo con i virus utilizzando Windows Defender. Ecco, anche Windows Defender è un argomento interessante da fare e dovrei provarlo prima, ma ci sono cose interessanti da dire perché mi è successo in almeno due casi, uno l'ho visto di persona e un altro me l'avete descritto, che Windows Defender abbia bloccato l'utilizzo di OpenOffice, di alcune parti di OpenOffice, e quindi si è intervenuto su un'applicazione invece che funziona bene. E quindi lì abbiamo cercato di sbloccarlo e devo solo verificare se ha funzionato e poi lo presenterò in un video. Vediamo cos'altro ci si dice. Allora, Tiziano abbiamo già detto, Carlo abbiamo detto anche lui. Ok, mi pare che ci siamo con le domande. Ho perso qualcuna delle domande di prima che avete fatto durante la diretta di prima. Altrimenti ci siamo. Vediamo un altro Augusto. Dice: Daniele, vorrei cambiare il mio sistema operativo Windows 7 Professional Ultimate. Ovviamente ho bisogno del tuo aiuto pagando il tuo tempo. Non è che c'è bisogno di pagare il mio tempo, Augusto. È una cosa che si può fare di persona, cioè bisogna che essere fisicamente, avere fisicamente davanti il computer. Ormai va acquistato un Windows diverso, non c'è più la possibilità di aggiornarsi gratuitamente a quello lì e dipende dal tuo computer. Dovremmo vedere le caratteristiche del tuo computer e rendersi conto se è adeguato, se è adeguatamente veloce per cambiare un sistema operativo, andare su un altro sistema operativo che a quel punto Windows 10, Windows 8 lasciamo stare, passiamo direttamente a Windows 10. Però è anche un peccato doverlo acquistare, cioè nel senso che finché il computer va, io terrei quello, perché spendere soldi per comprare un sistema operativo mi sembra un poco indicato, tutt'al più che Windows 7 va bene, anche se mi rendo conto che col passare del tempo lo si sente un po' vecchio, chiaramente. Allora, Bruno, scusami Daniele, non riesco a fare la super chat, mi daresti un ragguaglio di come fare? Beh, Bruno, bisogna vedere se funziona o no, perché abbiamo visto che nelle ultime serate alcune volte non funziona. Sotto nella chat dove ci sono le faccine, dove c'è la faccina, c'è anche il simbolo del dollaro. Cliccando lì sopra, poi ti vieni guidato attraverso una finestra dove ti viene chiesto l'importo che desideri donare e di inserire i dati di una carta di credito che consiglio ricaricabile, anche se il servizio è sicuro e quindi ci si potrebbe fidare, però andiamo sempre con una ricaricabile per essere sempre tranquilli. Questo la prima volta, le volte successive invece non devi neanche compilare i numeretti perché il computer li ricorda. Però se c'è qualche intoppo magari non funziona. Allora, Tiziano mi dice: ci puoi dire il tuo indirizzo Instagram? Sì, possiamo cercarlo anche, vediamo se si vede il mio profilo Instagram, che non me lo ricordo ovviamente. Allora, cerchiamo Daniele Castelletti Instagram.
Vediamo un po', eccolo qua, Castelletti da, quindi ho preso il cognome. Ci clicchiamo sopra, vediamo se si vedono anche le mie foto per caso. Eccole qua, sì, qui ci sono un po' di foto. Ecco, questa è l'ultima che ho aggiunto domenica. Per cui vedete che ci metto su un po' di cose anche personali, poche finora, ma ho intenzione di usarlo di più, quindi cerco di ricordarmi quando vado in giro di fare una foto ad uso Instagram, perché è un social molto utilizzato e devo dire anche molto bello, cioè è diverso dai soliti, con le fotografie sta piacendo molto a tante persone. Ok, quindi Castelletti da. Sì, Castelletti da. Ok, poi vediamo un altro cosa si dice. Allora, Nico, ciao, da qualche tempo in Windows 10 è uscita un'applicazione che si chiama Paint 3D. Ci farai un video? Sì, perché no? L'ho già provata, non mi ha entusiasmato particolarmente, non perché non funzioni bene e serve per disegnare in tre dimensioni, ma perché più di tanto non ha attirato la mia attenzione. Sì, però perché no? È una buona idea per farci un video. Grazie, grazie Nico. Vediamo cosa dice Antonio. Buonasera Daniele, una domanda su Zoom. Ieri sera non sono riuscito ad entrare nella videoconferenza di Scratch. Si trova qualcosa in rete per capire come entrare? Grazie. Sì. Allora, per entrare in videoconferenza, quella del lunedì, ti serve questo. Allora, facciamo così. Andiamo su Google. Mando un'email. Devi mandare un'email per ottenere il link. Grazie Bruno per l'uso della super chat. Grazie infinite, vedo che ce l'hai fatta. Allora, per arrivare in videoconferenza, vediamo, ricarica. Ok, pensavo che ci avesse abbandonato la linea. Faccio scrivi. Devi mandare un'email a programmare, quella del lunedì. Dunque, parlavi ieri sera, sì, programmare @associazionemaggiolina.it, oggetto bla bla, tanto è un risponditore automatico, vabbè, ci mettiamo ciao, scriviamolo almeno bene, ok, e mando il messaggio, ok. Il messaggio è stato inviato. Aggiorno la mia email e subito un risponditore automatico, quindi non sono io arrivo a leggerli poi quei messaggi, però un risponditore automatico ti dà la risposta immediata. Se ci clicco sopra, vediamo la risposta, ti dà questo link che mi interessava, era questo. Ciao, abbiamo pensato, bla bla, ti racconto un po' tutta la storia e ti dice qui di cliccare su questo link. Cliccando qui sopra, ora io non lo faccio per non fare traffico nel mio computer. Non fare confusione nel mio computer, cosa succede? Che se tu non lo hai mai usato, intendo Zoom, che è un'applicazione, un programma per videoconferenze, per videochiamate, un po' come Skype o come Hangout di YouTube, che tra l'altro come Hangout di Google, che tra l'altro dovremmo imparare a usare anche noi, quindi dovremmo cimentarci anche in quello. Se non hai mai usato questo software, lui installa l'applicazione, fa tutto da solo, basta che gli dici ok, avanti avanti, non ci sono virus, non c'è pubblicità, è molto serio, funziona bene e sei a posto. Poi il lunedì alle 21, quando clicchi su quel link lì, ti si aprirà questo Zoom che nel frattempo hai installato e se io ho cominciato, comincio alle 21 qualche minuto prima, allora cominci a vedermi, io comincio a vedere te, ci sentiamo, chiacchieriamo e poi dopo puoi seguire tutta la conferenza. Per cui il link è sempre quello. Una volta che tu hai questa email, lunedì sera alle 21 clicchi sul link e accedi. Ti consiglio la primissima volta di farlo prima, in modo che il tuo computer intanto scarica il software, lo installa e si prepara. Dopodiché, quando sei pronto, ogni lunedì alle 21, cliccando lì sopra, puoi entrare in conferenza. Allora, vedo che Maria, ciao Maria, ti saluto nella tua, ti penso e ti saluto nella tua bella Sicilia. Dice, ciao, per favore, puoi fare qualche lezione su Instagram? Sì, la facciamo, dai, che qualcuno la prossima volta mi ricordi quando ci colleghiamo in chat alle 8,
Qualcuno mi dica: Daniele, avevi detto che facevi Instagram, così che facciamo Instagram, perché mi fa piacere, mi fa piacere, quindi lo faremo. Ok, vediamo cos'altro si può dire. Carmine dice: come su programma, immagino che ti riferisci a questo, programmare @associazionemaggiolina.it, perché il lunedì sera facciamo una conferenza, quindi una videoconferenza dove programmiamo in Scratch. E la mia esperienza è che è molto bello, però a me piace programmare, quindi sono di parte. Vediamo se piace anche a voi. Quindi qualcuno è già attivo. C'è già una conferenza del lunedì visibile su YouTube, nei video di Scratch, il numero 7 mi sembra, e presto nel fine settimana ci sarà il secondo lunedì che vi invito a seguire se ancora non l'avete fatto, perché quindi poi vi tengono al passo su quanto ci siamo detti. Salvatore, su Acrobat Reader sono sufficienti le lezioni fatte? Va bene. Salvatore. Arriverà un corso di programmazione in C? Allora, ogni tanto me lo chiedono. Il problema grosso è che io non sono bravissimo a programmare in C, quindi non sono subito pronto a farlo, però vorrò farlo così come abbiamo fatto con Python, perché è utilissimo programmare in C e programmare mi piace, però mi richiede più tempo, quindi è più facile che queste iniziative siano più verso l'estate e quindi ci proviamo. Allora, cos'altro c'era? Intanto vedo che Aldo ha il suo lavoro per tenere a posto la nostra chat. Aldo e Michele, che ringrazio. Ah, facciamo così. No, niente, andiamo avanti con la. Perché alcuni Alessandro dice: perché alcuni programmi non si disinstallano dal pannello di controllo? Qual è l'alternativa per disinstallarli? Non so dirti, Alessandro, vedo che ti hanno già dato alcuni suggerimenti in chat. Prova a seguirli perché mi sembrano validi. Dovremmo vedere direttamente il programma in questione per poterne parlare. Io finora sono sempre riuscito a togliere quello che mettevo, quindi c'è qualcosa da vedere. Luca, ciao Daniele, sono arrivato solo adesso. Mi sai dire come fare per azionare la campanella? Ora rimane sempre grigia. Grazie, ora rimane sempre grigia. La campanella di YouTube. Luca, prova a dirmi di quale si tratta. Ok, intanto ho visto che qualcuno ha ripetuto la domanda. Se vedete che non vi rispondo, magari riscrivetela, perché la chat scorre e quindi ho sempre delle domande nuove in fondo e faccio fatica a tornare indietro tanto. Ok, e siamo arrivati a quella di Antonio. Ci siamo. Andiamo giù in quella in fondo. Beh, dai. Riusciamo intanto a rispondere un po' a domande. Allora, Sergio, mi chiede come installare un software su Android. Non ho mai provato, Sergio, per cui non ti so dire. Vediamo Antonio che mi ringrazia della risposta. Ah, avevo già spedito le email e ricevuto risposta. E installato Zoom, però ieri sera non ti vedevo. Devi solo, cioè, posso solo dirti di provare, non so dirti, Antonio. Alle 9, io ho cominciato ieri sera alle 20:40 e noi c'eravamo, ci siamo visti, per cui non ti so dire come sia in questo caso. Va bene, allora, intanto andiamo fuori dalla nostra casella di posta, torniamo fuori qui. Ok, allora Luca dice sì, la campanella di YouTube. Andiamo a vedere la campanella di YouTube. Allora, sono già loggato. Ah, devi essere loggato, Luca. Questo immagino che tu lo sappia. Comunque, io sono già loggato come Rubino Felino. Vado su YouTube, vado su un canale. Che segue, ecco, vado su, beh, un canale famoso, vado su YouTube. Ah, no, lo cerchiamo qua. Allora facciamo, visto che cerco sempre Marcello Barenghi, che conosco di persona, che ho l'onore di conoscere di persona.
Clicco sul suo canale, adesso silenziamo l'audio, disattiva l'audio perché altrimenti ci troviamo che non va l'audio. Allora, mi dice iscriviti. Perché mi dice iscriviti? Io sono già iscritto al suo canale, però non sono loggato, cioè non sono iscritto con Rubino Felino, mi sono iscritto solo ovviamente con il canale ufficiale, visto che sono una persona sola. Comunque, se voglio iscrivermi, qui clicco su iscriviti e questa è la campanella grigia. Se io ci clicco sopra, ecco, ora la campanella è grigia ma è accesa, ha i due quelle due segnetti che danno la vibrazione, che fanno capire che suona. E quindi quando Marcello pubblica un video, io ricevo sempre i suoi video sul cellulare o sulle email, che okay, mi capita di guardarlo praticamente sempre perché sono bellissimi. E quindi ci siamo. Se invece a un certo punto dovessi dirmi, caspita, io questo canale mi piace, è una preferenza che voglio dargli e sono contento di essere iscritto, però pubblica video troppi, io non ho sempre tempo di guardare questi video, non voglio ricevere le email. Quando mi va, che ho tempo, sabato sera, che ne so, insomma, quando mi va, mi metto e guardo io i suoi video. Allora, invece di togliere l'iscrizione, spengo semplicemente la campanella. È stata fatta in questo senso da YouTube la campanella per dire: ok, va bene, sono iscritto al tuo canale, vengo io quando mi va, senza bisogno di ricevere i video. Se la campanella è accesa, però ricevete la notifica delle live e quindi se volete vederla domani mattina subito o stasera a mezzanotte, ricevete nelle email la possibilità di vedere la campanella. E questo è il discorso. Intanto vediamo anche Marcello che disegna. Ok, torniamo fuori, anche se starei a guardarli un sacco questi disegni. Chiudo tutto. Franco dice: scusa Daniele, a quando altre puntate di Gimp? Perché no, presto anche quelle. Devo dire che quando è ora che mi devo dire che video facciamo adesso, ho una lista infinita e a volte sono sempre indeciso, però di argomenti ce ne sono veramente tanti. Come si installa Zoom? Mi chiede Carlo, fa tutto da solo, basta cliccare sul link e fa tutto da solo, oppure se voglio installarlo per conto mio, perché non mi interessa il link delle conferenze, ma voglio installarlo per conto mio, è Zoom, www.zoom.us, United States, è americano questo software, e eccomi qua, e qui ci si registra, e a quel punto poi lo si installa. Si dovrebbe riuscire a scaricare anche senza installarlo, cioè anche senza registrarsi, installarlo anche senza registrarci, però in questo caso è per avere devi avere un link. Se invece vuoi usarlo per attivare tu le chiamate con altri, devi essere registrato. Allora. Ah, ecco, Mohamed dice: ciao Daniele, si può fare un video su Java? Sì, ce l'ho già scritto perché effettivamente è ora che ne parliamo un po' di questo Java perché ci siamo. Carmine mi chiede: qual è la migliore scuola per l'informatica? Non ti so dire, a livello di superiori, io ho esperienza solo di ITIS perché mio figlio frequenta l'ITIS anche se non fa informatica, però. L'ho vista una scuola molto bella, mi verrebbe voglia di andarci anche a me adesso. Mi rammarico di non esserci andato da ragazzo, che pure c'era, pure avevo il mio compagno di banco che ci andava, io neanche avevo pensato di andarci, e invece è molto bella. Poi ingegneria, se vuoi chiaramente andare avanti nel campo informatico, ingegneria informatica, eccetera, eccetera, avanti così. Bene, direi che per questa sera ci siamo detti un po' tutto. È stato un vero piacere essere con voi questa sera, come sempre. Vi invito a mettere un mi piace se vi è piaciuto, a commentarlo,
a iscrivervi al canale ed avvisare amici, parenti, conoscenti, quotidiani, chiunque che si può imparare a usare il computer con il canale Associazione Maggiolina. Ci vediamo presto, con tutte le iniziative che abbiamo in funzione. Ciao, buona serata!